Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini interviene sul Covid e sulle misure restrittive. Dice: i nostri genitori, i nostri nonni, con il loro lavoro, la loro passione, il loro sacrificio, hanno cresciuto, difeso e reso uguali e reso grandi noi e l'Italia. Doveroso tutelarli e proteggerli, obbligatorio rispettarli e onorarli, dice Matteo Salvini. E poi aggiunge: faccio e faremo di tutto per evitare un'altra chiusura totale, generale, che sarebbe un disastro. Le persone si possono curare a casa, terapia a domicilio, cure a domicilio, telemedicina, tampone a domicilio, ribadisce Salvini nel corso di una diretta su Instagram. Bisogna proteggere se serve, tenendo a casa i più anziani, i più fragili, i più esposti. L'età media di chi è morto in queste settimane di Covid, ricorda Salvini, è 81 anni e 3 persone su 4 sono morte con almeno altre 3 malattie, quindi vuol dire che il Covid colpisce soprattutto i più anziani. Diciamo che l'effetto mortale di questa pandemia colpisce di più gli anziani, ma in realtà colpisce poi tutti, a tutte le età, anche i bambini di 8 mesi sono stati colpiti. È più letale ovviamente per chi è più grande di età, ma non tanto per l'età, perché a quell'età ci sono magari più malattie che si sommano e questo Covid accelera il decesso per queste, dovuto a queste malattie. Ovviamente per le cure a domicilio, vabbè, sulla telemedicina l'Italia non c'è, non abbiamo neanche la pubblica amministrazione connessa in internet tra i vari dipartimenti, quindi la telemedicina possiamo scordarcela. Il tampone a domicilio, realmente non siamo in grado di fare i tamponi ai drive-in con 8, 10, 15 ore di code fantoziane. Immaginatevi i tamponi a domicilio. E poi le cure a domicilio, realmente. Dove troviamo i medici quando già negli ospedali mancano, una gran parte sono contagiati, mancano gli specializzandi dei corsi di laurea, mancano ulteriori assunzioni. Dove si trovano i medici per andare a fare le cure a domicilio? Mentre poi Salvini aggiunge, invece di punire, rinchiudere, inseguire, perseguire 60 milioni di italiani, si intervenga sui soggetti più a rischio, intervenendo nel caso a limitazioni per il loro bene, per il loro interesse, per i soggetti più fragili, coloro che hanno più di 70 anni e che non possono essere costretti a uscire di casa per andare a farsi il tampone, a cui la spesa può essere portata a domicilio. Quindi Matteo Salvini è della stessa linea di Zaia, Cirio e Fontana, che chiedevano una limitazione degli spostamenti, cioè un lockdown per le persone dai 70 anni in su. Quindi le persone, diciamo, nella categoria più fragile, quelli che potrebbero avere delle malattie pregresse, perché a 70 anni non è matematico che uno abbia delle malattie pregresse, non può avere anche assolutamente nulla. Matteo Salvini e 3 governatori sarebbero per la linea di fare un lockdown sui settantenni, ma sembrerebbe che il governo abbia scartato opportunità, questa possibilità più che opportunità. Questa possibilità sembrerebbe essere scartata anche perché poi è di difficile attuazione, visto che l'Italia è un paese già con persone avanti con l'età. Immaginatevi la polizia o i carabinieri: ma secondo te quello c'ha 70 anni? Ma no, ne avrà 65. Ma no, secondo me ne ha 75. Ma ne dimostra meno. No, ne dimostra di più. Chiedigli la carta d'identità. Ma vi immaginate, no? È anche abbastanza difficile, nel senso. Poi ci sono tante persone che hanno più di 70 anni, che vivono anche da sole e che devono uscire per andarsi a fare la spesa. E poi andare a fare la spesa è anche un modo per uscire un attimo di casa, perché una persona rinchiusa in casa, almeno fategli fare la spesa, che prende una boccata d'aria, anche un po' di
di vita, perché ci sono anche persone che sono da sole, che non hanno nessuno, e chiuderle in casa per mesi non è neanche la cosa corretta. Poi Salvini aggiunge che bisogna fare le cure a domicilio, i tamponi a domicilio, come stanno facendo in Veneto. Le chiusure generalizzate sarebbero un disastro. La soluzione c'è, sono le proposte che stiamo facendo. Conte chiede abbia una visione, un piano, non si può andare avanti con un DPCM a settimana. In realtà ha ragione, perché il governo non ha una visione, va avanti a tentativi, a tentoni, vediamo adesso se domani la curva, se domani il rettilineo, se domani di qua di là. Sì, il governo va avanti a tentoni, non ha una visione, è un governo pressapochista, superficiale, abbiamo visto come ha gestito la pandemia, non l'ha inseguita, non ha cercato di fermarla, ha cercato di inseguirla. Quella proporzionalità di cui parla Conte, noi facciamo le cose proporzionali al virus, in realtà quel proporzionale è un inseguire, no? Bisogna cercare di attaccarlo, non di inseguirlo, però questo ormai è sotto gli occhi di tutti, gli errori sono tantissimi, immensi, eppure Conte continua a rimanere sul cavallo, no? Un cavallo che lo vuole disarcionare, ma lui continua a stare su perché è attaccato con tutte le sue forze alla poltrona di Palazzo Chigi, che gli dà questo prestigio. Salvini aggiunge: confrontiamoci in Parlamento. Ieri è arrivata la telefonata del sabato sera, ma la collaborazione non è informarmi di un decreto come farà lunedì alle Camere. Collaborazione vuol dire ragionare insieme di medici a domicilio, di tutti gli strumenti per salvare gli italiani. Non vogliamo parlare di chiusure di palestre e di cinema e teatri. Questa dice è una presa in giro, la gente si sta chiedendo che cosa avete fatto in 6 mesi. Realmente lo abbiamo sempre detto, che cosa hanno fatto negli ultimi 6 mesi sapendo che stava arrivando la seconda ondata, che lo sapevano anche i sassi, come dice Bertolaso. E poi aggiunge, lo ripeto, ma non vogliamo poltrone di governo, il posto per collaborare, per lavorare insieme esiste, si chiama Parlamento, ribadendo il suo no a collaborazioni basate su cabine di regia, un nome anche abbastanza fastidioso, le cabine di regia, che è la seggiovia per andare a sciare. Io vi ringrazio per andare in seggiovia, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti, arrivederci.